Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di Assassin's Creed 3 Remastered. Mi raccomando, come sempre, massimo supporto e tutti gli incontri li trovate sempre in description. In questa parte, ragazzuoli, andremo ad assassinare lì. Ora gli inglesi preparano la ritirata. Dovrebbero essere in circa 2-3 missioni più o meno. L'orgoglio in Francia. Abbastanza lunghe, comunque. Andiamo ad affrontarli. Senti, bro, levate. Ci stanno a circondare, secondo me, raga, comunque. Mi ha mandato via quel giorno a Fort George. Temeva per la mia incolumità. Avrei dovuto restare. Disse che non c'era pericolo. Si sbagliava. Ti ucciderò, Connor. Te lo giuro. Non qui, però. Non oggi. No. Prima distruggerò ciò che hai di più caro. Ridurrò in cenere la tua tenuta e arrostirò per bene le teste mozzate dei tuoi padri fondatori sul fuoco. E una volta finito con loro, brucerò tutto il resto. I tuoi cari amici assassini, i rifiuti umani che popolano questa terra, il tuo villaggio e la tua gente, moriranno tutti! Provaci pure, Charles. Ma come tutti i tuoi piani, anche questo finirà per fallire. Mettetelo in piedi! Aspetterà, osserverà, e poi, quando avrà visto il lavoro di una vita finire in fumo, solo allora potrà morire. Portatelo via. Spero che non... Ok, beh raga, ve la siete cercata, dai Fatevi sotto. Fatevi sotto. Contro agguantamento, via. Via qua. Ma c'ho le armi, almeno c'ho le armi, dai. Via qua, bello. Via qua, dai Come on, vieni qua anche te. Oh yeah. Prendiamoci un po' dei soldi, raga. E direi di depredare quel forziere che è lì. Perché ne abbiamo depredati veramente pochi. Ok. Quanti cavolo sono, minchia? Sono un casino, raga, oh. Dobbiamo tenerci i colpi anche per uccidere qualcuno di quelli grossi. Per farli fuori subito. E qua. E qua, bello. Ma perché non si difende, oh? Dai, Ehi, bello. Minchia, però così. È così, però, fra, cioè, capite, Non mi date una mano. Mamma mia, raga, cioè, veramente, mi avevano chiuso in quel cavolo di buchetto, in quella fossa lì, e mi avevano rovinato, praticamente, oh. Mi avevano proprio rovinato, cioè. Senti te, ho capito che devi difendere il tuo superiore, però non devi rompere le scatole al prossimo, dai. Dai. Dove è andato Charles Lee? Al porto. C'è una nave. Minchia Connor, leggermente aggressivo. Ragazzi, ne approfitterei un attimo per sincronizzare, dato che ci siamo, anche sto punto panoramico. Almeno ne sincronizzo qualcuno, ma mi trovo già avanti. Perché mentre lo sapete io fuori parte, cioè quando finisco le serie, mi dedico a platinarle. Ovviamente adesso, ragazzi, io sto giocando da Xbox, però... Raga, io sono un po' strano, nel senso che prima sono su Xbox, poi sono su PlayStation, poi sono su Xbox, quindi... Stavolta ritorno su Play perché, raga, veramente mi piace più il sistema anche dei trofei, delle cose, anche un sistema molto più semplificato di
No, vabbè, raga, io sto male, cioè... Come cavolo ha fatto a farmi quell'Hip of Fate fail? Cioè, ma veramente stiamo a fare? Non si può. Non si può. Andiamo alla nave. Sicuramente dovremmo abbatterli tutti. Eccoli qua. Fatevi sotto. E la miseria. Così, proprio d'amblè. Dai, eh. Però non funziona sempre il contrattacco, eh. Cioè, io te ne avevo premuto ma non andava. Via qua, te. Maledetto gorilla. Meno, ragazzi, ci siamo ricaricati anche i proiettili. Che ci servono, lo sapete. Ne perdiamo un attimino perché c'è qualche soldino inoino. Anche se qua, bene o male, cioè... Pochi spiccioli, non serve neanche... La barca la posso usare? No, ovviamente queste barche no. Cioè, in Assassin's Creed 2, 3 e Brotherhood Revelation sì, qua no. Senso non lo so, veramente. Comunque, raga, secondo me saranno delle missioni abbastanza lunghe. Ovviamente nella finale uccideremo lì, ovvio. E quindi questi saranno giusto gli intermezzo per decimare il suo esercito, ecco. Vediamo un attimo. Però sta sequenza di arrivare lì a nuoto non ne capisco veramente il senso. Mamma mia, ragazzi, comunque fa un caldo bestiale. Non so da voi, fatemi sapere, sono col clima acceso. Con i piedi proprio appoggiati a terra, proprio col pavimento freschissimo, raga, ma mamma mia. Allora, possiamo salire direttamente da là. Ok. Beh, limitare l'uccisione dei soldati, ok. Allora, dovrò fare così, come avevo previsto, ossia andare da dietro. Dato che devo limitare le uccisioni, ecco. Al massimo ucciderò quello che sta qua sopra. Vediamo un attimo se riesco a decimare le uccisioni, va. Non va sicuro nulla, perché lo sapete che sono una pippa a limitare. Da qua non ci si arrampica. Niente, non ci si arrampica da qua. Qua sì? Sì, qua sì. Connor? Sali, Connor, porca miseria ladra. Ok. Dobbiamo andare di lato, Connor, perché vedi, là ci sono pochi nemici. Quindi limitiamo le uccisioni. Dove cavolo? Ok. Infatti dicevo, dove cavolo è questo? Allora, saliamo senza farmi individuare. Ok. Qua. Dai. Minchia, oggi non ne sto facendo una giusta, raga. No, ma veramente non ne sto facendo una giusta. Cerchiamo di andare via. Prima possibile. Ok. Andiamo alla larga. Okay. Poi da qui dove dovremmo andare? Cazzarola, no. I mortacci tua. Troppo lontano questo, eh. I mortacci sua. Ma cavolo mi vede quello? Veramente? Ah! Che deficiente! Non avevo visto che c'era quella cosa di ascolto. Vabbè, si era creduto. Credo che questi uomini siano all'altezza. Vi state sbagliando. Sono malati e deboli. Dobbiamo mettere su un esercito, non un sanatorio. Ci vorranno mesi che ritornino in buona forma. Non abbiamo tempo. No, vi prego. Faremo tutto ciò che volete. Tutto. Portateci con voi. Taci, bestia. La tua merce è inutile per noi. Che ne dite di discuterne nella mia cabina? Aia. Un altro ascolto devo fare. Sai che proprio adesso sì. Aspettiamo un attimo che quello lì se ne gira. Se gira. E poi dovremmo andare di là. Ecco, allora adesso non si gira. Sai che questo qua non si gira, oh. Non ti giri, fra? Non mi ha visto. Vabbè, raga, uno lo dovevo uccidere, dai. Se no, veramente, ci voleva troppo. No, un altro ascolto, madonna santa. Non mi fate fare questi ascolti, che io nello stealth sono negatissimo. E sono un assassino.
rendiamoci conto di a che livelli sono gli assassini. Dai, dai, che questa me la sento buona, dai. Come ho capito... ecco, ce n'è un altro qua. Vabbè, secondo me sono già contate qua le kill. Sì, come salgo? Sarò... olè. Raga, veramente questa missione è really difficult per me. Proprio lo stealth, lo sapete che non è il mio forte. Mi dispiace. Allora, proviamo un attimo a, fino a, qui a per camperare. Ora, qua dietro ad ascoltare. Ma arriva sto deficiente qua. Ecco, in due. Siamo a posto. Non siate impulsivi. Datemi un po' di tempo. Non venite, dai, dai, non venite. Siete in tre, non venite. Sono certo che ci sono prigionieri adatti allo scopo. Non c'è nessuno, dai. Sta bene. Avete due giorni. Bravi. Grazie. Che bravi. Recatevi alla taverna Green Dragon a Boston. Questo qua è l'ammazzo, eh. Sceglierete. Ci incontreremo là, il nostro maestro. Aspettate che se ne va quella. Ok, uccidi il capitano Jersey. Qua devo ammazzare per forza. Mi è di intralcio. Ah, fuggi dalla Jersey. Aspettate, allora facciamo così. No, da qui lo mi beccano. Il problema è quello, che mi beccano. Devo provare ad ucciderlo. Devo provare ad ucciderlo così. Vediamo. Ok, perfetto. Perfetto. Ho limitato le uccisioni, ma mi sono fatto sgamare come un deficiente. Quindi missione non completata al 100%, ecco. Io mi sto ammazzando a farla completa e niente, oh. Non c'è niente da fare, devo fare sempre il pirla. Comunque, vediamo dov'è la prossima mission. Però mi aspettavo un po' più lunghetta sta mission, ma dì la verità. Ok, adesso dirigiamoci alla prossima mission, che è abbastanza lontana. Ah, alla frontiera bisogna andare, ok. Quindi dovrò... oh, ecco qua. Dovrò fare il giro per di qua. E dov'è? Boston, ma io non vedo, non vedo punti qua a Boston. Boh, mi sembra strano. Mi sembra veramente strano. Boh. Stranissimo. Lol. Cioè, veramente non fa fare nulla. Proviamo a teletrasportarci, sì. Vediamo. Ecco, non me la segnava, però la missione era abbastanza vicina, ragazzi. Cioè, praticamente... a un palmo. Ok, va bene. Entriamo e vediamo qual è la, questa mission nuova. Serve qualcosa, carino? No. Ah, rozzo. Posso aiutarvi? Direi di sì. Prego. Ah. Non mi piace perdere tempo. Mettetela! Se no chiamo le guardie! Se fiati sei morto. Che cosa volete? È al porto! Giù al pontile, suppongo. Sappiamo cosa è successo alla parata. Charles era nervoso. Ha detto che lasciava il paese. Non pensavo che dicesse sul serio, ma forse sì. Grazie. Ecco, ci voleva tanto a parlare fra... bisognava solamente essere così persuasivi? Ok, andiamo a trovare Charles lì al porto. Io sono andato, ho dato un attimo un'occhiata al menu. E a quanto pare per questa sequenza, ragazzi, come la precedente, ci sono solo due mission. Quindi questa è la seconda missione in cui appunto uccideremo Charles. Ma ovviamente non sarà così semplice. Sarà un bel po' lunghetta. Io vi ripeto... questo Assassin's Creed è quello al cui ho giocato di meno. Purtroppo ho giocato pochissimo con Connor, raga. Però vabbè, dai. Stiamo recuperando meglio tardi che mai. A parte i fail di questa parte che veramente sono stati ridicoli. Il salto della fede. I vari sgamamenti. Cioè, veramente, dei fail assurdissimi. Che non pensavo veramente. Vicino al porto, ma non è vicino al porto. È fuori al porto questo, Veramente.
Ah, devo mettermi a trovarlo adesso. Posso uccidere liberamente, non devo per forza... Giusto, sì? Posso ammazzare chi voglio, vero? Sali. Ok, bravissimo. Meno male che nei nuovi Assassin's Creed hanno tolto sta cosa dello sgamamento. È una vera rottura per me. Da bravo assassino, salgo le scale e mi dedico alla ricerca della mia preda. Dovrebbe essere qua vicino. L'ho vista. Eccolo lì. Cioè, perché adesso scappa, raga? Veramente, perché scappa adesso? Non spingere nessuno durante l'inseguimento, ok. Non spingere, quindi non devono... vabbè, sì, questo è difficile per me. Veramente difficile. Devo restare entro i 50 metri, questo è difficile, veramente. Io non ho spinto nessuno, Vorrei essere chiaro. Non ho spinto nessuno. Charles, prima o poi ti dovrai fermare, fra... Connor, se ti glitchi così siamo a posto, Dai, dove vai, fra? Vieni qua. Ok, non spinge nessuno. Questo è difficile. Arma da fuoco è difficile. No, oh, fra. Accendi, oh. Cioè, raga, veramente si era rincoglionito. Si era veramente rincoglionito fino a sotto. Che cazzo, dove cazzo vado? Olè. Olè. Sì, fra, ma se è così. Vabbè, ciao, vaffanculo. Mamma mia, raga, cioè veramente sto facendo il delirio qua con Connor. Non si capisce niente. Poi, allora, sono riuscito a non subire danni e a non spingere di nuovo nessuno. Ma il problema è come cavolo faccio a non subire danni d'armi da fuoco. Non so come possa. Ah, vabbè. Ciao. Come fuori? Vabbè, ciao. Ok, posso farlo anch'io. Sì! Come il mitico Ezio. Dove vai? Che insisti? Ci sconfiggi, ci rialziamo. Sventi un piano, ne creiamo un altro. Ti impegni tanto, ma sai già come finirà. Chi ti conosce ti crede un pazzo. E ha ragione. Persino gli uomini che hai salvato ora ti voltano le spalle. Ma tu lotti, resisti. Perché? Nessun altro lo farebbe. Oh, almeno questa, raga, spero di averla platinata, cioè averla completata al 100%. Vai dal portuale, così. Inseguili. Ma l'abbiamo solo danneggiato. Cioè, neanche l'abbiamo ucciso. Vabbè. Comunque, dai, almeno lì l'abbiamo sistemato, nonostante i vari fail, Poverino Connor è veramente messo malissimo, povero. Dai, dai che siamo arrivati. Ma dov'è Charles? Cioè, questa è la missione finale. Brutta serata, vero? Va verso l'interno. Sta risalendo il fiume Charles. Serve un passaggio anche a me. Ma certo. Basta chiederlo. Ma ancora danneggiate, Connor? Ancora ferito, non danneggiato. Minchia, non è una macchina, Mimmo.
Se andiamo avanti così non l'ammazziamo di certo. Ah, Charles. Dai. Perché l'hanno lasciato qui? Ah, a lungo abbiamo atteso il tuo ritorno. Hai fatto come volevamo e hai avuto successo. No, ho fallito. La mia gente è perduta. Cacciata da chi credevo l'avrebbe protetta. È uno scambio. Un sacrificio. Non è inutile. Perché l'hai trovato? Questo? Ora devi nasconderlo. Dove nessuno lo cercherà mai. E poi col tempo... Col tempo. Ciò che era... Sarà. Capisco. Non serve. Devi fare come chiediamo. E poi sarai libero di andare. Ma la mia gente. Hai salvato questo posto proprio come voleva il tuo popolo. È questo che conta. Non mi basta. Non ti basterà mai. Ambisci a qualcosa che non esiste. Eppure hai fatto la differenza e presto la farai ancora. Ricorda, nascondi l'amuleto dove nessuno possa trovarlo.
so dove la chiave. Allora andiamo. Bene, vediamo che cosa c'è dentro. Presto. Dobbiamo ancora dare energia qui. Trova i piedistalli rimasti e inserisci le fonti di energia. Vado. Ma scusate, adesso io qua... Dovevo trovare questi piedistalli, cioè... Non ne ho la minima idea, lol. Dammi un comando, per far che... Ma forse per parlare con Rebecca, beh, no. Ma i piedistalli io dovrei già averli, se non vado errato. Se non vado errato dovrei già averli i piedistalli. E quindi teoricamente dovrei già aver finito. In teoria la storia di Connor dovrebbe essere finita. Dovrebbe esserci la parte finale in cui arrivano i Templaroni, se non vado errato. Ma vediamo. Ehi Desmond, ma il soggetto 16 si chiamava Clay. Scusa, Clay non diceva che Washington era un templare? No, ha detto che Washington aveva maneggiato una mira dell'Eden. Era un templare Washington, eh? Allora, saliamo di qua, vediamo se c'è qualcos'altro da fare. Perché, raga, il gioco non finisce così perché giustamente mancano i titoli di coda. Ma non so, perché abbiamo le chiavi. Però non so dove mettere queste chiavi. Pensavamo di poterci salvare. Volevamo affrontare l'ira del sole e domarla. Occorrevano 4 torri per contenere la sua furia e disperderla. Ma con ciò che sapevamo e che avevamo, ci voleva troppo tempo. Migliaia di anni non sarebbero bastati a terminare il lavoro. La prima torre non fu mai ultimata. Il progetto fu abbandonato. Tentammo altro. Ma mentre pensavamo a un'alternativa, alcuni tornarono. Pensavano di automatizzare il processo. Il metallo sarebbe riuscito dove noi fallivamo. Ok, ma non hai detto nulla in teoria. Cioè, non mi hai fatto... Non so dove andare a posizionare le chiavi, ecco. Non mi state dando una mano. Mi state rincoglionendo. Le sequenze di Desmond sono sempre così. Sono sempre così caotiche, mamma mia. Ti rincoglioniscono sempre queste sequenze, oh. Vediamo cosa riusciamo a fare. Perché magari tipo, raga, ho finito il gioco. Anche se non finisce così. Perché non deve finire così, senza i titoli di coda. Ah, eccolo. Se non potevamo reggere la forza del sole, forse potevamo imbrigliarla. Sapevamo già generare dei campi per proteggerci in battaglia, ma erano dispositivi molto piccoli. Replicarli in dimensioni proporzionate al mondo intero. Ci mancava l'energia. Metà pianeta, dissero allora. Sempre meglio che niente. Provammo. Fallimmo ancora. Un quarto, chiesero. Ma non era possibile. Un sesto. Un ottavo, un decimo almeno. La risposta era sempre la stessa. Forse si poteva salvare una città, ma non avevamo più tempo. Così rinunciamo. E...
Ok. Ma perché ancora lì? Chissà che c'è dentro. C'è solo un modo per saperlo. Si è aperta una porta, ragazzi. Andiamo. Buttati. No, non si butta, raga. Devo fare la strada al contrario. Buttati. No, Desmond, così. Non così. Desmond, razza di pazzoide. Non ti ho detto buttati come un pazzo. Non devi fare queste cose. Dobbiamo scendere le scale come le persone per bene. Non possiamo fare gli animali. A parte che non vedo una mazza io. Non vedevo una mazza là dietro. Ci voleva un po' di luce. Comunque abbiamo scoperto la camera segreta. Vediamo cosa c'è nascosto qua dentro. Ok. Cos'è infatti? È fisso? È immutabile? Esiste in se stesso in attesa di scoperta? O si può forse mutare? Visto prima la risposta, e credemmo di essere. Furono usati per comandare. Controllare. Ma presto scoprimmo un altro uso. Quando a molti schiavi era ordinato di credere, i pensieri prendevano forma. L'immaginazione diventava. 100 menti riunite potevano abbattere muri o creare alberi. E migliaia assieme? E 10.000? E di più? Potevamo unirci tutti quanti e annullare la minaccia. Decidemmo di mandarne uno in cielo per illuminarci tutti. Solo allora avrebbe pronunciato un'unica frase. Devi salvarci. In questo modo avremmo cambiato l'accordo. Avremmo salvato il mondo. Ma ciò non accadde. Ne lanciammo decine nel cielo, ma non si potevano più controllare. Ne potevamo dirigerne il flusso o asservire il mondo. Né dire la frase. Per quanto fosse assurdo e rischioso, poi provammo ancora di peggio. Praticamente, ragazzi, la sequenza finale di Desmond è un susseguirsi di scene. Quindi ogni tre parole c'è una scena. Vabbè. Ok. Questa mi ricordava molto l'Abstergo, quel tipo di finestra lì. Ci fa tanto caso? Era molto contemporanea. La prima idea fu tornare indietro. Cambiare il passato. Ma non sapevamo farlo. E in avanti? Potevamo guardare avanti. E così provammo a guardare oltre noi stessi. Per conoscere il futuro. Prima cercammo di scoprire se ci saremmo salvati. Ma la risposta era sempre la stessa. Così provammo altre strade. Ma lei insisteva. Colei che tu chiami Minerva. Col tempo anche lei smise di cercare. Cominciò a parlare invece. Comunicava attraverso il tempo, sperando che tu ti salvassi. Nascondeva messaggi in luoghi nascosti, solo per te e per chi è qui dentro. Affascinante. Sono stufo. I messaggi criptici, le minacce. Diteci che cosa volete! Ma lo fanno. Vi abbiamo visto i giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, così dovevamo sembrare a loro. Immagina di spiegare tutto questo a un bambino piccolo.
ha una cavalletta. Quando dicevano che il volere degli dei è inconoscibile, avevano ragione. Davvero. L'ho uccisa, sai. Ho ucciso Lucy. È stata la mela, Ness. È stata Junon. Ho visto chi era. Cosa avrebbe fatto se fosse vissuta? Potevo fermarmi, cioè... c'era una forza laggiù. Ma non ero obbligato. Io ho scelto. Desmond. Lucy aveva intenzione di tradirci e riportare la mela all'Abstergo. Ho visto il lancio del satellite. Li ho visti accenderlo e poi... fallire. Qualunque cosa ci sia oltre quella porta, avvantaggia Giunone. Dobbiamo stare attenti. Ma quindi siamo arrivati a un dunque? Siamo arrivati alla fine? Cosa ci sarà in questa porta? Cosa ci sarà in me? Ma non è una porta. Ah, eccola lì. Devo farmi tutto sto percorso per raggiungerla. Minchia, non potevano farlo un po' più semplice? No. Devono far fare tutta sta strada. Da qua ovviamente non si passa. Dobbiamo fare il percorso lungo. Sperando che Desmond non si faccia ammazzare cadendo durante il percorso. Ok, dobbiamo salire di nuovo. Si sale e si scende. Questo è proprio come l'ospedale. C'è chi scende e c'è chi sale. Allora, di qua? Sto andando un po' a caso, eh. Non avendo un percorso... praticamente sono tornati indietro. Sono... genius. Ok, Desmond, siamo tornati indietro. Quindi non abbiamo concluso una mazza. Da qui, tipo, non possiamo arrampicarci, ovviamente. Ma da lì io posso entrare, non c'è niente da qui da fare. Quindi proseguiamo un attimo. Perché mi sembra veramente stra... là c'è una porta. Ma qua si passa? No, non è una porta, è un vetro. Ma devo scendere ancora? Non credo. E perché mi danno ste zone poco illuminate che non si vede una mazza per la miseria? Non mi ricordo proprio qua com'era sta sequenza, credetemi. Sto andando veramente alla cieca. Però penso che sia la strada giusta. Essendoci questa zona qui, secondo me è quella giusta. C'è un senso dell'orientamento che è bestiale, raga, eh. Giusto per dirlo. È veramente bestiale. Di qua, forse qua. Vediamo. Penso sia la strada giusta. 2 secondi dopo mi perdo. Vediamo. Ok, sali. Sei da qua. Perfetto, Desmond. Perfect. Sta. Oh, forse ci siamo arrivati. Ragazzi, non chiedetemi dove sono, che non lo so. Chissà che storia mi narrerà oggi il tempo. Prego, ditemi che abbiamo finito con ste sequenze. Perché sono veramente distrutto. Non ce la posso fare. Ecco, e il problema adesso è come arrivarci. Che giustamente adesso dobbiamo farci. Sarà un percorso tutto suo. E adesso io non, ripeto, non ricordo. Già non ricordavo questo, figurate se ricordo quello. Andremo alla cieca. Fin quando non troveremo la strada. Forse. Non so se devo... che fai? Ma sei scemo? Sì, e adesso come risalgo? Che cazzo? Ma lol. Ok. Siamo saliti, ci siamo salvati, non so come. Anche se... il buio ci... no, Desmond, non ti devi buttare di nuovo perché dobbiamo salire. Almeno credo che dobbiamo salire, eh. No, sto tornando indietro. Non facciamo gli scemi come prima. Allora, vediamo se riusciamo a fare una sequenza decente.
Madonna, perché ci sono ste missioni, no? Che proprio di... Cioè, con l'occhio dell'aquila è peggio, non si vede veramente nulla. Con l'occhio non si vede veramente nulla. Allora, forse la zona è questa. Cioè, devo ritornare indietro, forse. Non lo so. Desmond, proprio non... Desmond, non sei d'aiuto oggi, eh? Desmond, non sei proprio d'aiuto. Oh, madonna santa. Ah, mi stai distruggendo, Desmond. Scusate, perché non potevo scendere da qua? Come le persone normali? Ti dico che c'è qualcosa qua giù. Ma piantala. Non lo so. Magari stavano dormendo tranquilli e li abbiamo svegliati. Forse erano in criogenia. O ibernati. Cioè, come facciamo a sapere che cosa ci facevano qui? Stavano lavorando a molte soluzioni diverse, ma inutilmente. Passavano da una all'altra e poi... Non lo so. Credo che abbiano rinunciato. Dopo la fine. Chissà come sarebbe il mondo se ci fossero riusciti. Guarda, mi preoccupa di più come sarà se falliremo noi. Salvezza. Trovarono un modo. Troppo tardi per loro. Ma non per voi. Nascosto per proteggerlo. Ma ora ti sbarra la strada. Trova la chiave. Il passato dirà. Ma che cazzo? Scusa, Clay non diceva che Washington era un... Ma what? Raga, cioè, veramente. Aveva maneggiato una mina del... Come cavolo si fa adesso? Cioè, dobbiamo andare di là? Dobbiamo andare da qua, a questo portale? Non so, perché veramente mi sembra stranissimo. Boh, non lo so, aspettate un attimo che faccio... Allora, eccola lì. Quindi ci dovrà essere un percorso qua a destra. A sinistra, scusatemi. Ecco, penso che dobbiamo andare di qua. Scusate, la parte sarà veramente un po' più lunga, raga. Però è il finale. Sinceramente mi rode lasciarlo a metà. Ecco, quindi la faccio un po' più lunga la parte. Però almeno... Un'era fredda e oscura. Noi saremmo morti. Perché eravamo carne, fragile carne. Anche se tute e scudi potevano proteggerci, non sarebbero certamente bastati. Non per tutti quanti. Così pensammo di cambiare noi stessi, in modo tale da sopravvivere in un mondo avvelenato. Fu Ait a offrirsi volontario per quegli esperimenti. Ait, mio marito, il mio amore. Alla fine ne fu cambiato. Fu rovinato. Ormai era prigioniero delle macchine. Il corpo sarebbe vissuto, ma la sua mente divenne così fragile. Mi implorò di liberarlo. Per giorni, settimane e mesi. Gli chiesi di darci il tempo di trovare un altro modo. Ma non c'era. Non per lui. Non per noi. Ok, cioè veramente ragazzi, questa sequenza è un po' noiosa, vi dico la verità. Però intanto fa parte... Okay. Meno male, pensavo stesse cadendo, ok. Dicevo, un po' noiosetta dal... Per il fatto di tutte queste... Per la presenza di tutte queste scene. Però intanto vanno viste. Allora, adesso... Un pochino sto... Spero di... Che la strada sia questa. Uno. Perché ovviamente non mi roderebbe rifare tutto da capo. Veramente. Mi roderebbe un bel po'. Allora, qua non credo perché ritorneremo da dove siamo prima. Da dove eravamo prima. Quindi, teoricamente, dovremmo salire e... Forse c'è un'altra scena. Non lo so. Vediamo che... Cos'è la coscienza se non una serie di impulsi elettrici? E il corpo è l'involucro di queste scintille. Ma è debole. Con il tempo decade e finisce in fondo. Ci chiedemmo allora se si potesse sostituire con...
un qualcosa di più forte e di migliore. Così ne creammo uno nuovo che potesse durare. Era così facile entrarvi. Ma uscirne, per farlo, ci voleva ben altro. Qualcosa di peggio. E così abbandonammo tutto. Mi chiedevo però se fosse la scelta giusta. Ok, questa è abbastanza... Allora, no, da qua siamo arrivati? Oh, no, da qua siamo arrivati. Quindi da qui dovremmo andare. Ragazzi, devo fare un attimino mente locale, sì, perché questo tipo... Queste sequenze qui non c'erano prima, ok. Raga, scusate, ma io magari qualche volta mi dimentico, però devo fare mente locale, devo capire un attimino... Devo collegare il cervello. Lo sapete che c'ho un cervello molto... rincoglionito, quindi... Scendi, Desmond. Porca miseria ladra. No, non ti arrampicare. Minchia, Desmond si... Ma è deficiente. Si era buggato, non lo so. Minchia, oh, si è aperto il portale, ora... e ora? Posso scendere? No, non fatemi fare tutta la strada, vi prego, meno male, oh. Almeno me la sono risparmiata un po'. E che cavolo. Un po' di relax ci sta. Ah, sei già qua, te? Minchia, oh. Ciao. No. Devo andare da Rebecca? Non so, perché... Cioè, il percorso mi sembra già completo, sì. Forse devo andare da Rebecca proprio. È perché lui non dice nulla, figa. O da papà, non lo so, papà. Niente, non si attiva nulla. Rebecca? Forse ci siamo. Siamo dietro di te. Beh, sì. Che fanno? Ah, stiamo andando tutti e quattro, ok. Corriamo. Ok, mi fate un po' paura che si camminano tutti e tre insieme. Mi fate sinceramente paura. Mettete ansia. L'ora della verità. Oh yeah, si è sbloccato tutto. Andiamo padre, andiamo Rebecca, andiamo stronzetto. Andiamo a scoprire questo nuovo mondo. Sì, vieni. Infine, sei qui. Conosci la storia ora. Sai dei tentativi, dei fallimenti. Le nostre speranze svanite. Salvo una. Toccalo su. La scintilla. La scintilla salverà il mondo. Fermo. Non toccare il piedistallo. Minerva. Tu? Ma come... Come hai potuto? Hai distrutto il dispositivo. Credevi ce ne fosse uno solo. Che diavolo succede qui? Non devi liberarla. Liberarla. Giunone attendeva qui dentro di essere liberata.
Ora ti spiego. Mentre noi provavamo a salvare il mondo, lei invece voleva conquistarlo. Ha usato le nostre macchine per mettere in atto i suoi piani. Divinazione con i numeri. C'è uno schema dell'esistenza. Capire i calcoli equivale a controllare il tempo. Questo era il mio scopo. Così ho costruito un occhio per aiutarci. Ma lei l'ha usato per i suoi piani. Quando scoprimo il suo tradimento, vi ponemmo fine. E poi partì. Ma prima ti chiamavo, perché ci riprovassi. Ci sembrava sicuro senza di lei. Ora so che ci sbagliavamo. È sopravvissuta, ha resistito. E poi si è rimessa all'opera. Per secoli Tinia e io percorremmo il mondo, sperando di riaccendere il lume della civiltà. Condividemmo tutto ciò che sapevamo. Non eravamo gli unici, ma nonostante il nostro potere, la morte ci attendeva comunque. Prima però volevo controllare se avevamo avuto successo. Per questo sei qui ora. Speravo che saresti giunto fin qui a terminare l'opera. Ma ora è tardi. Voi e i Templari vi siete accapigliati dall'inizio. Avete sprecato secoli e avete perso la vostra occasione. Non vuoi più fermare la fine ora, Desmond? Solo sopravvivere. Lei mente! Tocca quel piedistallo e il mondo si salverà. Meglio che bruci piuttosto che lei si liberi. È veramente così? Mostragli su. Ma lui non capirà. È complicato. Fa vedere. Se obbedirai a Minerva, il sole farà il suo corso. La terra si spaccherà e sputerà fuoco nel cielo. Tutto il mondo brucerà. Ma non sarà la fine del mondo. Sarà soltanto l'inizio. Verrà l'oscurità. Poi risorgerete. Deciderete di fare in modo che una tragedia simile non accada mai più. Diventerai un simbolo per i sopravvissuti. Speranza, sapere, determinazione. Ti spingerai a ricominciare, a rifiorire ancora. Il mondo guarirà, come la vostra razza. Ma non sei che un uomo, debole e mortale. Quando morirai, di te resterà solo un ricordo. Una stirpe. All'inizio verrai ricordato come un eroe, poi come un mito, e infine come un dio. Che destino crudele, lasciare tracce per i loro beni e vedere che le utilizzano in modo abietto. Ciò che doveva favorire la vita, usato per giustificare la morte. E ora capisci che ciò che era sarà ancora. Allora dimmi, che cosa è meglio? Lei sacrificherebbe te e il mondo intero, solamente per negarmi la vendetta. Diventerete i loro schiavi, Desmond. Non è per questo che lotti. Non è per questo che sei qui, per dare alla tua gente non solo un futuro, ma la libertà. Quale futuro? Quale libertà? Migliaia di morti e l'intero ciclo ricomincerà. Questo mondo non è stato altro che miseria e orrore da che siamo partiti. Era il nostro dono, e così lo getteranno via. Basta! Non devi farlo. Qualunque sia il piano di Giunone, per quanto orribile ci sembri, riusciremo a fermarlo. Ma l'alternativa, ciò che vuoi tu, sarebbe ancora peggio. Se la liberi, lei vi distruggerà. Succederà in un istante. Niente dolore. Non devi. È fatta, Minerva. Ho deciso ormai. Allora dovrai convivere e morire con le conseguenze del tuo errore. Dovete andare, tutti voi, ora. Scappate il più lontano possibile. Vieni con noi, troveremo un modo. Non c'è tempo. Figlio. Sai che è giusto. È già iniziata, devo farlo ora. Andate! Andate!
Molto bene, ragazzuoli. Allora, abbiamo completato un'altra bella mission, un'altra bella saga. Adesso qui vediamo un attimino. Perché qua adesso dovrebbe esserci teoricamente la missione della tirannia di Washington, quindi il DLC. Non voglio dilungarmi oltre, ragazzuoli, spero che quest'altra parte vi sia piaciuta. Ringrazio tutti coloro che hanno supportato la serie finora e che supporteranno ancora. Invito a lasciare un bel like, condividere l'episodio per supportare la serie, che ovviamente continuerà con il DLC La tirannia di Washington e Liberation. Iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti, attivate la campanella in modo da ricevere sempre tutte le notifiche del canale G2A Instant Gaming, sempre in descrizione. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo episodio di Assassin's Creed 3 Remastered. Ci vediamo, guys. Ciao!